Profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cora ci sta. Dei miseri le turbe sollevando, fummo 8 gennaio 1911, Portoferraio. Nel Palazzo dei Merli muore Pietro Gori, il cavaliere errante dell'anarchia. Ha neanche 46 anni, ucciso dall'ultima delle sue prigioni, quella della malattia. Erano con lui la sorella Berenice e l'operaio piombinese Piero Castiglioli. Sì, Pietro Gori è morto all'Elba ed è nato in un'altra isola, più grande, a Messina, ma per lui la patria è sempre stata il mondo intero. È nato ed è morto in mezzo al mare. Ai lavoratori del mare ha dedicato un suo bellissimo inno, dove ricorda chi fatica tante ore sui bastimenti e lotta con i marosi, ma nell'inno sono immaginati anche ponti simbolici che possano unire lavoratori di mondi diversi. Napoleone Murzi, marittimo di Rio Marina, racconta che questa canzone faceva parte del repertorio bandistico per le feste del 1° maggio. L'inno era stampato nel libretto di navigazione e per un certo tempo vi rimase anche durante il regime fascista. Pietro Gori ha sempre portato nel cuore l'isola d'Elba, di cui era originario il padre. Chissà se abbia mai sentito le grida disumane, folli di dolore di Giovanni Passannante, incatenato per anni in una cella angusta nella Torre del Martello, a causa del suo tentativo fallito di uccidere Re Umberto I il 17 novembre 1878. La prigione è stata un'esperienza fondamentale per Gori. L'ha vissuta direttamente e ha raccontato in versi e in musica l'esperienza propria e altrui quando vi ha conosciuto gli ultimi, i Reietti. Torniamo la canzone.
L'attenzione ai reietti, ai perduti, importante nel canto della prigione, ha origini lontane. Ancora all'alba, Pietro, ventenne, era rimasto particolarmente colpito dalla tragica morte di un ragazzino che lavorava in miniera, rimasto sepolto da una frana. Che si tratti di chi consuma la vita in mare, che si tratti di minatori, di lavoratori in genere o di reclusi, l'ideale di giustizia sociale, di libertà, di riscatto, nasce in Gori dall'amore, non viceversa. È lui stesso a dichiararlo. Il militante di convinzione non fece in me che sbocciare da ribelle per sentimento. È auspicabile che il popolo non solo mediti con freddo raziocinio logico della teoria, ma che senta e palpiti e muova la conquista del pane e dei suoi diritti con gli entusiasmi e con tutta la poesia della nuova fede nel cuore. O Pietro Gori, sorti dalla tomba, che c'è l'Italia è priva di istruzione. Il sentimento umanitario, l'amore per il popolo diventano ideale anarchico che a sua volta viene diffuso con passione e coinvolge lavoratori di tutto il mondo. Un amore per il popolo intensamente contraccambiato, come testimoniano le maree di persone che seguirono il feretro di Pietro da Portoferraio alla stazione ferroviaria di Castiglioncello, gennaio 1911. Illuminata, i socialisti uno schianto di mano, e l'anarchia l'è tutta inginocchiata. Amore ribelle, 1895 circa. Originariamente il canto era sull'aria dell'inno dei nichilisti, ma poi fu cantato anche su altre melodie. Leda Raffanelli racconta che la canzone sarebbe nata dal rifiuto, da parte di Pietro, di prendere in moglie una ragazza proposta dalla sorella Bice. Muove guerra al codardo, all'oppresso, perché amiamo l'uguaglianza, ci chiamano malfattori, ma noi siamo lavoratori e padroni, non vogliamo dei ribelli, sventoliamo le bandiere insanguinate e innalziamo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò. E giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, siamo
siamo lavoratori e giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, vogliamo la libertà. L'amore per gli ultimi diventa solidarietà attiva, impegno, lotta, sguardo verso il futuro. Sentimenti testimoniati in due canzoni, composte nel carcere di San Vittore, Marcia dei Ribelli o Inno della Canaglia e Inno del Partito Socialista Anarchico, entrambi musicate da Carlo Della Giacoma. E spesso all'interno delle mura carcerarie, non importa quali, non importa dove, Pietro
elabora tanti dei suoi testi, comprendendo l'ingiustizia sociale contro cui combattere. Dalla mancanza di libertà nasce l'esigenza di una libertà condivisa. C'è una parola chiave che spiega il mistero della fortuna di Pietro Gori attraverso continenti e secoli: pietà. Non nel senso di compatimento, ma di comprensione e adesione intima. E di questo è emblema la grand'alma pia di Sante Caserio. Lavoratori, a voi diretta il canto di questa mia canzon che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caseria ardea nella pupilla delle sciagure umane la scintilla, e dalla plebe che l'amore geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Remarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, e il popolo per cui tutto donasti non ti comprese, eppur tu non piegasti, e i tuoi 20 anni una feral mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina. Al mondo villa tua, grand'alma pia, alto gridando viva l'anarchia. La ballata di Sante Caserio, scritta da Pietro Gori, è forse la più nota tra le numerose canzoni dedicate a Sante Caserio, il giovane anarchico che il 24 giugno 1894 pugnalò a morte il presidente della Repubblica Francese Sadi Carnot. Sante proveniva da una famiglia poverissima della bassa milanese. Gori lo aveva visto a Milano davanti alla Camera del Lavoro mentre distribuiva ai disoccupati pane e opuscoli anarchici stampati con il suo misero stipendio di fornaio. Sante Caserio aveva voluto compiere un gesto esemplare, eliminando il massimo rappresentante dell'autorità. In nome degli ideali anarchici non volle accettare le attenuanti proposte dall'avvocato per evitare la pena di morte. Fu ghigliottinato il 16 agosto 1894. Non aveva ancora compiuto 21 anni. La musica della ballata ripropone l'aria della canzone popolare toscana Suona la mezzanotte. Già nel carcere dei Domenicani a Livorno era chiara al giovane Pietro la sintesi tra pietas, consapevolezza, coscienza sociale e determinazione alla lotta. Nel volume Prigioni e battaglie del 1891, poesie intimiste, malinconiche, si alternano a quelle sociali, combattive, connotate dalla volontà di dare concretezza costruttiva al pensiero anarchico. Il silenzio. Già la notte nel carcere è calata, scura come il mantello della morte, e dei pensieri che tempestan forte torna in ridda la tetra cavalcata. Pare che lieta irrida alla mia sorte giù dalla strada una mandolinata. Sotto la immensa oscurità stellata sembran le cose nella calma assorte. Ma la campana del silenzio squilla come il lamento d'una moribonda nella nottata lugubre e tranquilla. In seno alla quiete alta e profonda il mio bel sogno luminoso brilla
e di pace lo spirito m'inonda. Passa le nubi nere, portate via dal vento sulle mura severe dell'antico convento. Passano le nubi nere. Dietro a un vecchio forzato cigola la catena, triste come il suo fato, stride come una iena. Dietro a un vecchio forzato, come passero stanco, una mesta canzone su quel cortile bianco vola della prigione. Come passero stanco, ma il pensiero va via sprezzando la muraglia. L'afflitto corpo espia la perduta battaglia, ma il pensiero va via e fugge, fugge, fugge via per plaghe lucenti della brama che rugge e assopisce i tormenti. E fugge. È la pace del chiostro, solenne e accidiosa, sovra l'ibrido mostro, sovra il cor che non posa. È la pace del chiostro. Ci sono le inferriate tra i desideri e il mondo, tra le braccia rubate ed il cielo profondo. Ci sono le inferriate, ma il pensiero va via. Numerose e suggestive le poesie composte nel carcere dei Domenicani, dove era imprigionato per aver tenuto comizi e conferenze, ma soprattutto per aver organizzato una serie di scioperi che dal 1 maggio 1890 avevano bloccato l'intera città di Livorno per più di una settimana. Certo, fu un momento di lotta straordinario. Durante il processo Pietro ha sempre rivendicato di non aver mai incitato nessuno ad atti di violenza. L'obiettivo era quello della giustizia sociale e della libertà. Già in precedenza Gori aveva subito pesanti controlli e arresti per la sua attività di anarchico militante, ma per la prima volta a Livorno l'arresto causò carcerazione. Dai cantieri, dalle arese officine, via dai campi, su dalle marine, tregua, tregua all'eterno sudor. Innalziamo le mani incallite e siamo fascio di forze fecondo. Noi vogliamo redimere il mondo dai tiranni dell'ozio e dell'or.
giovinezze, dolori ideali. Primavere dal fascino arcano, verde maggio del genere umano, dati ai petti il coraggio e la fede. Addio Lugano bella, o dolce terra mia, cacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cor, e partono cantando con la speranza in cor. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo incatenati al par dei malfattori. Eppure la nostra idea è solo idea d'amore. Al cavalier dell'ideale non fu con eroismo di cartone che tu mettesti la tua vita in gioco, che affrontasti ardito la prigione, della lotta accendesti il sacro fuoco, non apostolo inerme ed innocuo da sagrestia, bensì uomo d'azione, che dall'Europa fino all'Orinoco ti battesti con forza dal leone, per dare dignità ai lavoratori, alle donne offese e maltrattate, maestro che imparasti dagli allievi le durezze di una vita senza gli ori e le gioie al tuo censo riservate, ma a cui anche le zolle furon lievi. Un dì n'avrai vergogna, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire. Cacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicare la pace ed a bandire la guerra, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Elvezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende, insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagnetti cinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord.